È stato un pomeriggio indimenticabile ieri, sabato 16 marzo, a Chiavari dove il Team Cinelli, unica squadra elite under 23 della Liguria, ha presentato il nuovo sponsor Giada Out, Silvia Stanig e il Team Cinelli nel ricordo di Fausto Coppi. Gradita la visita del vice sindaco Silvia Stanig e del papà Silvio che hanno portato con sé alcuni preziosi Cinelli. Padre e figlia da sempre sono appassionati di ciclismo e possono vantare una collezione di oltre 500 borracce, molte delle quali con dedica, raccolte sulle strade di tutta Italia. A queste dobbiamo aggiungere numerose maglie sempre autografate. Insomma, oltre mezzo secolo di storia che, come ha sottolineato il vice sindaco, diventano cultura e rappresentano un patrimonio da tramandare ai giovani. Tra i vari reperti a fare scalpore la borraccia di Fausto Coppi risalente all'immediato dopoguerra quando il campionissimo aveva ripreso a correre con la maglia della Bianchi, una borraccia in alluminio leggerissimo che porta impresso lo stemma della nota casa di biciclette con i colori dell'oro, un privilegio che spettava soltanto a Coppi. Di non meno valore storico il borraccino sempre in metallo che Gino Bartali con tanto di autografo regalò a Silvia. Il campione toscano, infatti, veniva a Chiavari molto spesso in quanto poteva contare su numerosi amici. Silvio e Silvia hanno portato anche alcune maglie tra le quali spicca quella del compianto Fabio Casartelli deceduto nel 1993 a seguito di una caduta durante una tappa del Tour de France. Oltre ai dirigenti del Team Cinelli con in testa il presidente Roberto Fortunato erano presenti alcuni sponsor. Diversi atleti e Vanessa Zunk e due Angela Zoratti, splendide ragazze immagine della squadra Fontanini. Sul prossimo numero del nuovo Levante in edicola venerdì prossimo, ampio servizio.